Eccoci qua in un nuovissimo vlog ecumenico. Io sono il T-Fresh e oggi mi trovo a Venneria Reale, precisamente al Parco Salvo d'Acquisto, per il torneo denominato GAP. Sono qua con il mio amico Davide che parteciperà al torneo. Oh, Jacopo! Di qualcosa, sei nel vlog ecumenico. Ciao, ecumenici. Hip hop, real hip hop. Real hip hop. Ecco Duke. Allora, siamo qua con uno dei promotori dell'evento GAP. Ci potrebbe spiegare sinteticamente di cosa si tratta l'evento di oggi? Allora, l'evento di oggi è un evento principalmente nato dall'idea di unire più ragazzi possibili, con più interessi possibili. Abbiamo deciso di farlo nel campo da basket, organizzando un torneo di basket apposta perché è un posto dove possiamo evitare di disturbare persone che non vogliono essere disturbate. Canteremo, faremo freestyle, se c'è qualcuno che volesse ballare, per esempio io, possiamo ballare, c'è musica, ci sono tre casse, ci esibiremo in cinque, sperando di rifarlo poi più avanti con altri artisti. E si chiama GAP appunto perché dopo le proposte che il comune ha fatto a Venaria, cioè su Venaria, sul territorio di Venaria per l'estate, abbiamo notato che non c'era niente per i ragazzi, niente che unisse, sai, attività sportive, artistiche. E quindi abbiamo deciso di fare una cosa del genere e chiamarlo GAP. Ricordiamo GAP non perché è sotto Kanye West. Kanye West non c'entra niente. No, assolutamente. È un altro GAP italiano. Però 100%. Comunque L'organizzazione. Questa è la cosa fondamentale di un evento, la cosa principale. Raga, 5 minuti veloci, attenzione, vi spiego un attimo come funziona oggi. Punto primo, questo è il GAP. Non è solo un torneo di basket, il GAP nasce come idea per colmare un vuoto che c'è a Venaria. Raga, non so chi di voi di Venaria avete visto le programmazioni estive di quest'anno. Non c'è un cazzo, è la tarantella. Voi guardate la tarantella? Ok. Bene, quindi l'idea nostra è di iniziare a fare qualcosa di costruttivo per noi ragazzi, perché non se ne può più di sentire gente che fa: raga, cosa faccio a vedere, non c'è un cazzo da fare, vado a bermi 8 litri di vodka in centro. No. Quindi iniziamo a fare qualcosa di costruttivo. Oggi siamo qui per iniziare a dare inizio a un movimento e fare qualcosa di costruttivo. Quindi oggi si svolge un torneo dove tra una partita e l'altra ci saranno delle esibizioni di artisti, ci siamo noi, ci sarà musica tutto il tempo. Avremo anche uno spazio dedicato per chi vuole fare freestyle, una jam, gente che vuole ballare se ce n'è. Ok, allora, la prima partita, cioè le prime due partite sono i Bro Marsolin contro i Drill Night. Sono io, no? Nel campo a destra. Mentre invece i Barbaglio contro le 5 pere nel campo a sinistra. Le partite arriveranno a 21 punti. Se entro il quarto d'ora non si raggiunge il 21esimo punto, ci sarà il punto definitivo. Chi segna vince e passa. Golden goal. Bisogna umiliare l'avversario, non vincere, umiliarlo. Ecco qua i partecipanti. Salutate. Chi mi ha chiamato? È il T-Fresh? Chi è? Chi è il T-Fresh? Io non conosco nessuno del T-Fresh. Grande il T-Fresh. Oh, vi sto riprendendo, fate un'azione figa, così entrate nel video. Oh shit. Dopo cacciare le streghe si sperano di incastrarti. Questa bitch è un'influenza. Se fa beneficenza. Wow! E continua! Ancora oggi per il suo sempre in orario. Oggi viviamo tutto lifestyle. Qua
cose. Ma poi sono Gioele e sì, Giorgio. Non t'avevo riconosciuto a momenti con sta barba. È un alfa, è guarda. Persona. Ma se guardi i video di Andrew Tate che sei diventato così. Chiaramente, chiaramente. E Matte, per il content. Era un ragazzo triste, moneta di un monotte triste. Questo pezzo come Dave Battista. Oh, è morto, è morto. Bella videocamera qui. Oh, Kyrie Irving. L'MVP prima di giocare. Già l'MVP. Sto mettendo aspettative, eh. Sto mettendo aspettative. Ora fai... non devi fare figure di merda. Non guardare qua, guarda il canestro, devi giocare. Devi giocare. Vediamo se questo è che faccio. Troppo facile. Eh sì. Fino di lì. Ecco. Oh, non bestemmiare, ci sono i bambini che guardano il video, eh. Oh shit! Sempre me ne vado. Occupato. Aia, aia. È arrivata la concorrenza. Oh, non vogliamo concorrenza qua, eh. Oh, fuori dei coglioni, eh. Ti mando, la mia gang, ti mando, Ti mando la mia gang. Oh, cos'è, un'arma o una telecamera? Qua c'è bisogno di prendere anche. Ehi! Non si fosse capito, il T ha passato la sua camera ecumenica a me. Camera, videocamera. Ma fai così, aspetta. Ma fai così, girano così, così ti vedi più. Ah, è vero. Sì. Guarda, aspetta, allora l'upgrade, vai. Allora, upgrade, mi è stata regalata questa macchina da presa dal signor Giorgio Giordano. Ho fatto l'upgrade, ma comunque la mia telecamera rimane ecumenica umile, rimaniamo umili. Come avete capito, io ora ho l'onore di tenere la videocamera ecumenica di LT Fresh, mentre lui sta tenendo in mano un'arma di distruzione di massa. Ora ve la faccio vedere. Guardate, è un cannone, non è una videocamera, è un cannone. Oh, no, no! Warstar, Warstar. Sembrava la jungle e la city erich. No, ci sta il T che mi riprende. Inception. Pure se è nato per certe cose. Tremo BFM. Siamo in città. Forse già domani saremo tornati polvere. Io odio la routine. Mi passano, voglio finire scavo di un capo che mi domanda. Accendo un cielo e la mia anima morta me già dal tempo. A volte un po' ci scherzo, solo tu sei come sto. E la strada ormai mi scruppa, voglio dare solo che sugli rubi un potrebbe cedere. Ma credo che posso parlare. Lascio un messaggio che riascolto quando mi sento triste. Ho percorso anche troppe strade, suono di notte. Le gambe che mi fanno male, fiato si rompe. Tu ci sognavi dentro un attimo. E noi stiamo fermi come una tempesta. Se sai un breve. Dai, 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 su, su, qua, dai. Dai. Proprietario. Eh sì, ecco là il proprietario Giordano. Lui è molto più bravo, vero? Ma lì zoom. Aspetta che lo copio. Aspetta che lo copio. Non ho cambiato un caso, ho cambiato il mio stile di vita da un pezzo. E i miei soldi del cazzo se me li dia me li moltiplico test. Ti rompo i tuoi bracciali con le mandali da me. Non si mutano queste console, posso farne a meno. Mi batto in una casa, batto in una casa. Con le barre
fai qualche mossa che ti copio, così bello rubo il tuo lavoro. Vai, fatemi un casino! Sì! Ma perché senza che te accorgi? Questo è un esempio di non sapere cos'è una jam. Allora, come potete vedere, sta cantando e tutte le persone sono messe là e non vengono qua davanti a cantare, a fare la jam, a gasare chi sta cantando. Non va bene, dobbiamo istruirli, dobbiamo istruirli. Dai raga, venite qua, venite qua! Allora, questo è il primo progresso, è il progresso che abbiamo fatto. 3 meglio di 0. Su, atleti, atleti non stanno seduti, atleti in piedi, in piedi. Tra un paio di partite arriveranno gli altri artisti. Aspetta. Tieni, tieni, ho già fatto veduto. Cazzo è difficile. Fammelo tu il pop, prova a starmi sotto. Riesci a farlo? Vai. Devi stare sopra la testa qua. Perfetto. I giocatori del Dora stanno dominando un campo avversario. Jacopo, fai meno il gradasso, vai. E tu lo sai che se io ero là ti facevo il culo. Che gusto non mi sciocco. Oh, ti è caduto qualcosa, Tutti qua. Dai, 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 dai. Numerosi. Ecco. Fatevi un cazzo di casino per Siki. Parli di me, tu non mi conosci, sciacquo dei miei, tu non li conosci, sciacquo. Stai zitto! Ti sento che parli di cose di mosse, ma parli di cosa? Cosa? Quando sento le storie inventate ti giuro che perdo. Parli di me, tu non li conosci, sciacquo. Balla al balzo perché le chance non erano tante. Ti parlo della mia vita, non sto giocando a fare il cantante. Di notte non dormo, quel tempo non dormo e sto attivo costante. Sono chiuso nella trap, sono insieme a dei traboi. Sono nati per far questo e per questo non ci sposti. Quei nomi sull'agenda me li sono già puntati. Adesso mando c'è un mio amico, te la passa senza muoversi di casa. C'è un amico sempre in giro perché lui non... C'è un amico che è sparito, mamma spera torni a casa. Sono chiuso nella trap, sono insieme a dei traboi. Sono nati per far questo e per questo non ci sposti. Sull'agenda me li sono già puntati. Per cambiarmi i connotati. Ho le scarpe bianche addosso, la strada conosce il cuore. Un amico sempre in giro anche se non fa mille storie. Giù dalle mie parti la faccia la mettiamo. A volte sono da solo in giro, no problema. Sicuro perché ho qualche amico. Questo c'è appoggiore in niente. Cazzo mi fischi. Sale tipo un ben di Dio. Fratello di me, puoi farti assumere alla moda tutti i costipendi il mio. Andiamo solo se paghi, non racconti una storia. Ma che dovevo iniziare, dai? Qualche. Ma poi ho finito. Questo è interessante, questa partita è interessante. Come dice il T, questa partita è interessante. Io copio gli skit dello speaker principale. Aia, aia, Davide, difesa! Avrai un po' da tagliare perché io sto tagliando poco, già di mio. Oh,
she gonna make me do it in the party till I can't no more. And one. Oh shit! Whoa! L'ha ammazzata! Sogni sui fogli, mamma, mamma, mi dice no problemi, se sto accanto alla mia baby, accanto no problemi esterni, usando dei modi estremi, lei mi vorrebbe fottere, ha capito il movimento, tu sei soltanto un papà. Stesso Rodman che canta. Awa we do, awa, awa. Ora dico a te. Comunque French Montana è stra sopravvalutato secondo me. Uso come sempre questo. Era questo. Oh wow wow wow. No, non è. Oh, cosa vuoi fare? Risso vuoi fare? Sono una ragazza pacifica. Vedi che non c'è l'altro fa. Oh, fatti rispettare, oh. Sì, in effetti. È pure bene. Oh. Dai Davide! Ok raga! Non puoi dirti! E qua! A fa culo che ho passato! Oh! Ho sentito l'altro fare, yo, reali sport! Infocato! Infocato! Questo non è casino, raga, è aleatorio. Casino! Let's go! Porco! Questo, guarda, raga. 5 minuti. Cazzo di casino per la birra, non per me, per la birra! Sì, eccolo! Ok! Ecco che arriva la birra. Siki, muoviti che vogliono la birra, Siki! Vediamo se una delle tante che faremo qua, perché venerdì ha rotto i coglioni. Detto sinceramente mi sono rotto il cazzo. Dobbiamo dare una svolta a questa città e questo è l'unico modo per farlo. Grazie a tutti. Giù per strada, sai che freddo fa. Io te mi chiedo in me cosa non va. Seduto sulla panca nelle cuffie un po' di rap. Ho perso più tempo che ho usato, perso più te che ho dato, perché non scavo il passato. Dici sei uno come un altro, scasa la macchina. Sembra non passi mai al polso ticchetta, ma io perdo solo tempo. Mentre sto in chill, zero copia renti. Kill,
senza un compasso all'R&B. Faccio musica e scopo tutte ste bitch. Bella zona, ripeti ancora. Bella zona, yeah. Dove si troia? Big dreams, ma non stiamo dormendo. Spingo forte che io scaldo il mio peso. Devo abituarmi a stare all'inferno. Baby, vuoi salvarmi? Io che soffro di insonnia. Baby, vuoi guardarmi? Vuoi sapere cosa penso di me? Ok, ok. Fatemi sentire quanto cazzo è forte. Abbiamo sentito tanto rap oggi, no? Chiedo un favorone. Noi siamo gli ultimi artisti che ci esibiamo, giusto? Gli ultimi tre. Se mi fate la cortesia di entrare dentro, lo so che è una rottura di coglioni alzare il culo e venire qua, ma giusto perché ci siamo sbattuti per creare tutto questo, per la birra, per quello, quell'altro. Un cerchio tipo all'America, visto che Venaria è molto American Street. Sai che non provo niente, sono in mezzo alla gente, siamo quelli che c'è. Vieni qui da me, siamo soli in Elche. Provo tutto a biscio, può stare con me. Fare fare senso, trovare un pretesto per farmi capire che ne fatta per me. Vieni qui da me, siamo soli in Elche. Provo tutto a biscio, può stare con me. Ok, ok, io l'ho detto che era diversa questa. Via, ho passato mesi per te in terapia. Non so se è colpa tua o se è colpa mia, ma vorrei dirti che ti odio. Ah, ok, ok. Non mi scelgo molto, ma secondo me voglio di saltare i salti. Al mio tre. Oh, raga, dai per te, dai per te. Vieni qui da me, siamo soli in Elche. Andiamo tutto a biscio, tu stai con me. Vuoi fare senso, trovare un pretesto per farmi capire che è fatto per me. La verità è che non è niente di speciale, no. Non hai provato davvero a sentirmi grande. Da quando sono grande, mentre mi sembra importante. E poi mi prendi tutti cercando delle domande. Se non avessi ascolto la stessa musica, in funerale diciamo ancora che l'ultima la brucia. E non mi piace avere così tanto stupido. Fare errori fino a quando mi daranno lui. Vuoi darti l'azione quando dici te lo meriti? Vorrei chiamare Simone di entrati via a prendermi. Ma sono troppo presa a perdermi. Ho fatto sforzi, sì, fino a confondermi. Fino a non capire neanche dove stai salvando. Un po' come quel buon che non hai preso tanto come la prima volta che mi hai scritto sopra un piatto. Ho fatto cose grandi, tanti drammi, ganni e pianti perché mi sentivo piccolo. L'ho fatto per distrarmi e distrarmi negli sguardi di quelli che da fuori vincono. Ora, ora, sarà scelto c'è in mezzo la caduta del viaggio. Meno che ormai da un anno ascoltavamo te, tu ti ascoltavi marcio. Fare cosa voleva dire vivere lottando. Aspettare il sole ci stavo addormentando. Da ridere di un cazzo, a morire per l'altro. Odio chi dice basta e amo chi dice altro. Mi voglio incontro fra l'avranno vinta. Non c'è un colloquio ma per questa vita sull'orizzonte ci ho visto l'uscita. Parare, si può parare, vestire un mamma. Riempire un piatto, aprire un disastro. Non so parare, mi dica che tu regala. Chiamami Rocky. Bella, eh? Poi bella questo mondo. Non sarò solo un peccato. Chiamami Rocky, 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 Rocky. Chiamami Rocky, 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 Rocky. Tutti vicino alla cassa, tutti come si faceva nelle mie vecchie live, tutti quanti qua raga. Casa mia è per casa mia, è più cercato il palazzo quando vengo giù. Quello storino sembra il fulmo, non lo vedi in più. Ho ritrovato il giusto spirito, libero io non limito, al massimo ti elimino. Libero barba lunga, se fossi sul collo, 25 non mollo. Il cane dal posto diventa lungo e bocco. Non entro a sfondo, faccio pugni col mostro. Ne peso 65 e sono 60 di blocco. Ehi, il demone è capolito, la sono fuori di me. Esci
come dopo il mio vicino. Chiamo il fre che ne porta altri tre. E non Dio, si do el. Lo seguiamo molto in tre. Oh mio Dio, poi chi c'è? Mi sarò te prima che dici. Non posso prima che dirti. Che a volte io sono stato uno stronzo. E forse hai ragione. Ma sei uno stronzo, è un mostro. La principe è la morte. E ti porta giù. Grazie mille che mi avete ascoltato, grazie della situazione, adesso c'è la finale, voglio casino per la finale però. Voglio casino per la finale però! Di caso una difesa! L'MVP! Edoardo! MVP! Segna però là! Wow! Bella Leo, dai allora Leo, bella anche per me, ci vediamo. Oh, meno male che la finale è così. Si divertono anche loro un po'. È un NPC che spawn. Minchia, affanculo, l'ha mandata. Vai, vai, litigate, che fai? Fai. Oh, che cazzo! Già lo sai come lo faccio. È finita la finale! Raga, per me è una finale troppo calda per farla finire col tempo! Ma non continuate! Allora, quant'è, scusate? 22-21! Più 4, vantaggio! No, hai 31! Ah, hai 31! Senza volerlo, ok! Ok! Ah, quanto raga, siamo? 31 secca, no, raga! No, raga, è 31! 31 secca! Ah, vediamo! 31 secca? Mi guarda il basket! Nuove regole del basket! Io non ho mai visto una partita a 31 secca! E la fita è ricino nella jungle. Oh, infuocato! La prova sempre a balla jungle. E la fita è ricino. La prova sempre a balla jungle. Oh! La prova sempre a balla jungle. Stanno cercando un ragazzino con sulla felpa arancione. La prova sembra se stessi un amo una parola bella sì che la colpisca, basta che porti meglio. Oh ragazzi,
Aspetta, raga.